Salve a tutti signori, appena passato il Mobile World Congress 2016 e già abbiamo le prime importanti novità in ambito mobile e tablet. Oggi voglio parlarvi brevemente di Mi 5, successore del Mi 4 e Mi 3, telefono di punta di Xiaomi. Quest'anno ha davvero sbaragliato la concorrenza. Andiamo a vedere le specifiche. A partire proprio dal design, molto ricercato, abbastanza bello, soprattutto sulla linea di quello che era il Mi Note e il Mi Note Pro, quindi con un retro tutto in vetro, bordi 2.5D sia davanti che dietro, molto smussati, quindi molto belli da vedere e molto ottimi assolutamente al tocco. È lo stesso stile che è stato utilizzato su S7, tramandato da S6, quindi come materiali, anche il frame è in alluminio, abbiamo davvero una gran bella costruzione. Solamente 7.25 mm di spessore, molto sottile, e 130 grammi di peso, quindi un telefono davvero davvero leggero. Lo schermo è un 5.15 pollici, quindi leggermente più del 5 pollici, che secondo me è assolutamente perfetto come dimensione, attorno ai 5-5.2, considerando che comunque i tasti sono esterni. 1080p lo schermo, come è solito per Xiaomi, perché su un 5 pollici così va assolutamente benissimo. Sulla parte frontale sempre abbiamo i tasti, due soft touch e al centro un tasto fisico che nasconde un sensore di impronte digitali, molto veloce. Il processore è uno Snapdragon 820, è un quad core e ce ne sono due versioni, perché il telefono di per sé ha tre versioni. Abbiamo le versioni normali con 32 e 64 GB di memoria e 3 GB di RAM con l'820 da 1.8 GHz, i due dual core più potenti, mentre abbiamo la versione Pro che monta sempre l'820 però con 2.25 GHz, inoltre ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che da quello che ho capito non sembra essere espandibile. La fotocamera posteriore è una Sony di nuova generazione da 16 megapixel con apertura f2.0 che può fare anche il 4K a 30 fps, quindi davvero una fotocamera su cui Xiaomi ha puntato molto, e ha anche uno stabilizzatore a 5 assi, quindi molto ben stabilizzata. Vedremo se riuscirà insomma a stupirci, siccome quella del Mi 4 e Mi 3 non è che siano state grandi fotocamere. Quella frontale sembra essere una 4 Ultra Pixel, da quello che mi è capitato di vedere. Il prezzo, che è la cosa più importante, sono davvero contenuti i prezzi in Cina. Per la prima versione siamo attorno ai 300 euro, la seconda versione attorno ai 330 euro, qualcosa di più, e la versione massima siamo attorno ai 370 euro. Questi prezzi in Cina. In Italia potrebbero aumentare un po', soprattutto se li prendete da store italiani, però insomma, se vi affidate a qualche rivenditore cinese o quando arriverà su Amazon con pulse.io, se vi fidate, che comunque farò una guida per acquistare in modo completo da pulse.io e pagare molto meno le cose, il prezzo sarà molto molto concorrenziale, perché dopo tutto su quella fascia è difficile riuscire a proporre queste cose. Il sistema operativo, lo sapete, è la solita MIUI 7 aggiornata Android 6.0, che è l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso. Dubbi, ho visto che dalle anteprime i bordi attorno allo schermo sono stile Honor, stile solito di telefoni cinesi, con un incredibile bordino nero, e ciò è strano perché con un polliciaggio simile molto particolare pensavo si fosse riusciti ad occupare tutta la parte dello schermo. Però se comprate la versione nera, che è anch'essa molto bella, non ci saranno problemi. Questo telefono mi è molto piaciuto, almeno dalla presentazione e dai video che ho visto, soprattutto il design. Quindi se potrò sicuramente ci farò altri video riguardo, e non vedo l'ora di provarlo. Per oggi ci lasciamo e al prossimo video.